Tribù Rossonera, amiche e amici del Marietto, buon 20 di gennaio a tutte e a tutti e bentornate e bentornate qui sul canale del Marietto Milanista. Innanzitutto voglio cominciare con un ringraziamento speciale a tutti coloro che ieri hanno partecipato alla bellissima e mitica live. Eravamo in 6, avevo 5 ospiti davvero fantastici, da Darius di Mister Kilpin AC Milan, Massimo Baldoni di Calciomercato, piuttosto che Napoliello 87, il mio carissimo amico Francesco, youtuber del Napoli, e due ospiti che sono miei due amici e follower. Massimo Peri e Carlo Panzeri. Per chi non l'ha vista, vi invito davvero ad entrare a vederla perché vi perdete, vi sareste persi qualcosa nella vostra vita che non potete perdere. Ecco, detto questo, ragazzi, come sempre, mi raccomando, questo pollicione all'insù, l'iscrizione al canale con campanella attiva se ancora non l'hai fatto. Cominciamo subito perché oggi ho tante tante cose da dirvi. Innanzitutto, prima di parlarvi del Milan e aggiornare un po' la situazione, non solo degli arrivi, ormai Mandzukic ci sappiamo del Milan, Meite, ma dei possibili arrivi, perché in giornata ci sono state diverse novità. Però prima di arrivare a questo, oggi volevo parlarvi di un qualcosa che l'altro giorno, leggendo sulla web di Sport Mediaset, praticamente le occasioni di questo calciomercato sono veramente incredibili. Se andiamo a vedere i giocatori che a giugno 2021 saranno in scadenza di contratto. Innanzitutto, togliendo i nostri Gigio e Akan, che speriamo veramente si risolva il prima possibile questa telenovela. Tra l'altro ci sarebbe anche il nostro Musacchio che va in scadenza, Milik che sembra si stia accasando con il Marsiglia, ma poi ci sono altri giocatori come Isai, Maximovic sempre del Napoli, D'Ambrosio dell'Inter, Nkoulou del Torino e Delron dell'Atalanta, piuttosto che giocatori dell'Arsenal come Papastathopoulos o Mustafi, o David Luiz, e vogliamo parlare di Sergio Ramos del Real Madrid? Ragazzi, ce n'è di tutti i tipi, per non parlare di Luka Modric, Davide Alaba del Bayern Monaco e sempre del Bayern il fratello di Boateng, Jerome, piuttosto che Georginio Wijnaldum che sta in scadenza anche con il Liverpool, Draxler, Cavani, Mata, Özil. Per non parlare poi, chiaro, il sogno di tutti, Leo Messi o Memphis Depay, che sembra che si accaserà comunque qui a Barcellona, Di Maria del PSG, Thauvin, Sergio Aguero addirittura, Giroud, Lingard, Lucas Vázquez del Real e Diego Costa dell'Atletico. Davvero ci sono dei nomi scoppiettanti che chissà prima di questo fine calciomercato possano esserci delle novità di alcuni di questi che io vi ho citato in qualche squadra italiana, non dico il Milan perché chiaramente tra questi ce ne sarebbero alcuni che sicuramente prenderei. Tra tutti, ormai visto che sembra che Tomori è addirittura d'arrivo sul Milan, l'unica, diciamo, l'unico ostacolo è dovuto al fatto che ci sono 30 milioni come diritto di riscatto che chiedono. Sì, i Gunners sono l'Arsenal, i Blues del Chelsea, e quindi vediamo un attimino come va a concludersi questa situazione. Detto questo, ditemi voi tra tutti questi nomi quelli che vi piacciono o che vi stuzzicano di più. Io vi dico, Luka Modric me lo sarei preso, nonostante l'età, a me me ne fregherebbe niente. Comunque il pallone d'oro del 2018, piuttosto che anche sulla fascia Alaba del Bayern Monaco, sono giocatori impressionanti. David Luiz, ex Chelsea, ora Arsenal, che anche lui è un centrale difesa impressionante. Cioè, ci sono nomi, vabbè, togliendo Leo Messi, che veramente sembra un sogno improponibile, più che altro per il cash che lui poi prende ogni anno, però davvero qualcosa di spettacolare. Poi, prima di passare all'altra notizia, ricordarvi sempre i gruppi che ho di Telegram, degli amici di Marietto, piuttosto che il gruppo del Marietto Milanista di Facebook, gli altri miei due canali, Distopia TV e La Via del Buddha TV, i link sono in basso in descrizione, e Mario Mandzukic è sulla bocca ormai di tutti. Tanto che tra opinionisti e giornalisti vi posso prendere, diciamo, tra quelli più conosciuti,
le dichiarazioni proprio di questi personaggi. Iniziando proprio da Alessandro Del Piero, ha detto un grandissimo acquisto, ha tenacia, sa come vincere, si inserirà bene perché conosce molto bene il campionato italiano. Il Milan ha fatto una grandissima mossa e su questo sicuramente siamo tutti d'accordo, piuttosto che Massimo Ambrosini. Il Milan è un progetto che può raccogliere frutti a lungo termine, ma quando quest'anno è l'arrivo di Mandzukic lo dimostra. Come lo vedo, ha avuto il placet di Ibra. Non vedo particolari problemi. Piuttosto che anche Beppe Bergomi, che per lui i calciatori fisici sono calciatori che gli piacciono, o Alessio Tacchinardi, per quanto gli faccia male per il fatto che non è un avversario della sua Juve, dice sicuramente farà bene ed è forte e una grande personalità. Mentre per quanto riguarda Antonio Cassano, casualmente la voce fuori dal coro, che dice: secondo me farà una grande fatica, la squadra ormai gira, ci vuole un mese e mezzo per riprendere. Vabbè, questo lo dice lui, lo stesso era successo con Ibra, infatti abbiamo visto dopo neanche 2 giornate quello che aveva fatto quando era arrivato l'anno scorso. Poi invece tra i giornalisti, diciamo un po' più di spicco, per esempio Michele Criscitello dice: con Mandzukic che si unisce a Ibra, Leao e Rebic, il Milan va a sistemare seriamente il reparto avanzato, alla faccia di chi ritiene che il mercato di gennaio sia inutile. Da non dimenticare che Ibra e Chiari sono stati ingaggiati proprio l'anno scorso in questo mercato di riparazione. Piuttosto che Maurizio Compagnoni dice: è un'operazione brillante, un'ottima soluzione. Il Milan lo ha preso per fare l'alternativa a Ibrahimovic. L'unico interrogativo è, dice, sulle sue condizioni fisiche. Ma io penso che un professionista come lui si fa trovare sicuramente pronto. E il Milan se l'ha preso, non credo che va a buttare lì 2 milioni così perché sì. Quindi credo che Mario Mandzukic sicuramente ci darà belle soddisfazioni, soprattutto con quella 9 stregata. Sandro Piccinini, tra l'altro, dice: non conosco le sue condizioni fisiche. Che può essere un'alternativa con Ibra e Leao, che occupa diverse posizioni, il reparto d'attacco del Milan è pieno. Piuttosto, per concludere, Franco Ordine dice: la mia discriminante è legata alle condizioni fisiche. Se Mandzukic raggiunge una certa forma fisica, e a chi toglie il posto? A Rebic, a Leao? Se vuoi giocare ad altri livelli, non puoi farti questi problemi. Il grande Milan aveva Van Basten in campo e Jean-Pierre Papin in panchina, e questa è un'altra grande verità. Però, per quanto riguarda appunto questo nostro Milan, le ultime da Milanello di oggi praticamente parlano di un Milan che innanzitutto incontrerà un'Atalanta che oggi ha pareggiato il recupero a Udine 1-1, era passata addirittura in svantaggio per poi pareggiare a fine primo tempo con il solito Muriel. Quindi dobbiamo fare a meno delle assenze che ormai abbiamo lì praticamente come il lazzaretto, cioè ormai ogni settimana si vanno aggiungendo, tra l'altro con Alessio Romagnoli e Selemaker in più squalificati. Per quanto riguarda Simon Kjær, dice che nonostante continua ad avere alcuni fastidi alla schiena, ha svolto un lavoro atletico, ma sembra che, stringendo i denti, dovrebbe essere regolarmente in campo addirittura contro l'Atalanta. Per quanto invece riguarda, salvo sorprese, Ismaël Bennacer, anche con l'Atalanta non ci sarà, sta facendo un lavoro individualizzato per tornare al 100%. Mentre per il nostro nuovo arrivato Marione Mandzukic, oggi allenamento coi compagni che lunedì sera non hanno giocato a Cagliari. Ovviamente l'ex della Juve non è al massimo della forma in questo momento, dobbiamo neanche aspettarci che subito bam bam. Però, se mai dovesse essere convocato già con l'Atalanta sabato, lo mette alla fine, come dicevamo ieri, live con Massimo, timbra proprio il risultato finale, non è che sarebbe proprio male, eh? Sarebbe un bel inizio. Vediamo, comunque è sicuramente, come ho detto prima, un professionista e sono convinto che tornerà al 100% molto molto presto. E poi, per concludere, invece un po' di notizie in tempo reale. Il Milan sembra che stia guardando anche in Olanda, secondo delle fonti che arrivano da milanlive.it. Piace Senesi del Feyenoord, però la cifra richiesta è di 35 milioni, quindi è fuori in questo momento da quello che il Milan spenderebbe. Sembra che ci siano anche Inter e Real Madrid sul giocatore appunto del Feyenoord. Tra l'altro, appunto, è arrivato il transfer, quindi Mandzukic può essere convocabile e giocare contro l'Atalanta. Conti è a Parma per fare le visite mediche e, tra l'altro, sembra che possa essere raggiunto addirittura da Musacchio, quindi 2 in 1, proprio pack completo. Per quanto riguarda invece il laterale sinistro, che in questi giorni si è parlato di questo Junior Firpo del Barcellona, dovete pensare che non è così facile arrivare a lui, anche perché è un giovane su cui il Barça ha investito. Io, vivendo qua, ve lo so, ve lo dico.
Ci sono due ostacoli principali. Innanzitutto, la cifra che chiedono i Blaugrana per il riscatto di almeno 20 milioni dal prestito e la volontà del giocatore è quella di giocare titolare, cosa che il Milan non gli la dà. In quel posto c'è Theo Hernandez, cioè lui dovrebbe comunque far prendere fiato a cavallo pazzo, visto le tante partite che ci spettano avanti. E poi c'è il discorso di Tomori del Chelsea, che praticamente per quanto riguarda il suo allenatore Lampard già è stato praticamente scaricato, cioè per quest'anno il difensore infatti ha avallato la cessione in prestito. Ogni giorno, ogni momento, ogni ora sembra quello giusto, sembra il momento che già siamo per dare l'annuncio. Io spero che se si debba quagliare, si quagli adesso, massimo domani per far subito visite mediche, perché almeno portarlo anche lui in panchina, perlomeno sabato, sarebbe qualcosa di buono e giusto, visto ormai come siamo messi, cioè veramente siamo fasciati dappertutto. Quindi niente ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di tutte queste notizie, come sempre mi raccomando, i vostri commenti in basso per me sono preziosissimi e niente, continuiamo con le iscrizioni al canale, stiamo andando bene, un bel like, un bel pollicione in su per continuare a far muovere questa vibra negli algoritmi di YouTube e quindi muovere questa tribù rossonera e dal vostro Marietto Milanista, sempre col mio cuore rossonero, Forza Milan, ovunque e comunque, vi auguro una buona serata e ci vediamo domani alla prossima. Ciao!